Il 12,5% dei turisti in vacanza nelle Marche fa escursioni e gite alla scoperta dei borghi antichi, un dato importante per la Camera di Commercio delle Marche che anche quest'anno propone il Bando Borghi, un intervento con l'obiettivo di incentivare l'attività economica e lo sviluppo dell'imprenditoria nell'entroterra marchigiano. La provincia di Pesaro e Urbino è ricca di realtà di grande interesse con natura, cultura ed enogastronomia. Pensando a questo, il Bando Borghi, condiviso con la Regione Marche, mette a disposizione 500.000 euro di contributi utili per il ripopolamento delle aree interne attraverso l'avvio di impresa per il settore del commercio, ma anche del turismo e dell'artigianato storico. Abbiamo continuato una politica di investimento sui borghi con un progetto più allargato di quello che avevamo presentato nella precedente edizione, ovvero dei voucher che riconosciamo alle imprese che aprono nei nostri borghi delle attività o spostano le loro attività all'interno dei borghi, perché noi crediamo fortemente che ripopolando queste località che noi abbiamo possiamo far sì che queste abbiano un nuovo sviluppo economico e sociale e che i giovani possano arrivare poi dopo a vivere queste comunità. La richiesta la può fare già fin da oggi, perché il Bando Borghi si è aperto il 12 giugno, termina il 30 luglio. C'è una semplice domanda: descrivere l'attività che si vuole fare e fare un piccolo preventivo. Noi in base a questo stabiliremo l'importo, così già l'imprenditore che sta avviando un'attività sa già che la Camera le riconoscerà come un voucher e quindi può contare su delle risorse. Poi ovviamente, essendo risorse pubbliche, controlleremo con una seconda domanda, ma qui siamo già a gennaio 2025, le effettive spese sostenute, e poi in genere in tempi brevissimi, che devo dire che i nostri imprenditori ci riconoscono che rispetto ad altre realtà liquidiamo velocemente. Il Bando Borghi e non solo, la Camera di Commercio delle Marche ha presentato un secondo bando utile a sostenere interventi sul fronte dell'efficientamento energetico e sull'economia circolare. Intervento di tipo A che riguarda l'efficientamento energetico, quindi le aziende possono pagarsi con questo bando attività di consulenza, di formazione e anche di certificazione per migliorare il proprio profilo energetico, quindi per fare analisi, diagnosi, sino addirittura a quelle spese propedeutiche all'ingresso in una comunità energetica rinnovabile, che è una prospettiva in questo momento che sta diventando molto concreta nella nostra regione. Dal punto di vista pratico, come è possibile fare la richiesta e qual è la scadenza? Dunque, la richiesta si fa mediante uno sportello telematico, quindi con modalità molto semplici, che aprirà il prossimo 22 luglio e sarà possibile far domanda fino al prossimo 9 agosto. L'obiettivo è razionalizzare l'uso dell'energia da parte delle imprese e implementare prassi e strumenti di misurazione e gestione della circolarità. La dotazione finanziaria è di 800.000 euro e prevede contributi in misura variabile dal 60 al 70% sino ad un massimale da 6 a 8.000 euro. Parliamo di sostenibilità. Un bando particolare che abbiamo messo in campo dopo alcuni mesi di dialogo con le associazioni di categoria e dove andiamo a dare dei voucher per la certificazione delle imprese e per chi ha dei modelli di sostenibilità già che hanno messo sul piatto, che possono sviluppare anche col sistema delle università o con le società di consulenza per sviluppare alcuni particolari progetti. Logicamente le risorse non sono risorse enormi come quelle che potrebbero arrivare dalla comunità europea, però ecco, abbiamo preso in comune accordo con la Regione Marche, con l'assessore Antonini, quelle parti che loro non hanno nei bandi che hanno presentato, in modo che andiamo a coprire il 100% di alcune linee di indirizzo.